settimana. Nostro prossimo ospite, come vi annunciavo nel sommario, parleremo di lavoro sociale, parleremo anche di bellezza della fragilità incontrata dal Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, in particolare andiamo in Lombardia, infatti il Presidente ha un bellissimo cognome tipicamente lombardo. Saluto dunque Paolo Cattaneo, ben trovato a Padre Pio TV, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E adesso, a voi e agli... grazie, e partirei subito col fatto che avete riassunto con una serie di cifre veramente imponenti il vostro lavoro. Da quale lei preferisce partire? Cioè, qual è l'elemento di maggior rilievo di questo bilancio annuale? Beh, sono due, che sono un pochino le due parti di cui si compone questa sorta di bilancio sociale che da 3 anni, non è tantissimo, realizziamo qui in Lombardia. Da una parte i numeri relativi e quindi la dimensione organizzativa, che però è piena di soggetti, di incontri, di persone, e poi invece la parte relativa a tutte le storie che abbiamo raccolto per raccontare appunto la bellezza del lavoro sociale in un periodo di crisi delle professioni di cura. Quali sono state quindi le novità in particolare? Allora, intanto appunto un po' di conferme, ma soprattutto comunque sia un andamento in crescita rispetto ai numeri, sia per quanto riguarda le organizzazioni aderenti al CNCA Lombardia che sono e che stanno ancora ad oggi crescendo, siamo arrivati ad essere 39 tra cooperative sociali che sono le forme organizzative più presenti, associazioni, fondazioni e enti religiosi. Poi i numeri dei lavoratori, parliamo di circa 5.000 lavoratori soci in tutta la Lombardia, di 2.000 volontari, e questo connubio tra la dimensione professionale e la dimensione del volontariato rappresenta bene quella che è un pochino la nostra forma e la nostra formula più o meno magica, che è quella di combinare professionalità e passione. Queste sono le due dimensioni che continuamente attraversano la nostra professione, che incontra 100.000 persone. Questo direi che è il dato forse più sorprendente. Anzi, 100.220, perché... sono io più precisa di lei, me lo sono appuntato. E andiamo anche a vedere il sito internet, poi naturalmente avrete anche i vostri social, sicuramente, in cui si rilanciano tanti rivoli di tutto questo imponente lavoro. Io in particolare parlerei anche delle dipendenze, di che cosa fate voi per questi problemi che riguardano tanta parte della gioventù, eppure non se ne parla quasi per nulla. Sì, le dipendenze richiedono e prevedono un aggiornamento continuo e costante, proprio perché non solo e non tanto le dipendenze da sostanze sono in continua evoluzione, visto appunto l'effetto del mercato che genera continue innovazioni, quindi sostanze sempre diverse, sempre nuove, sempre da studiare, ma anche perché è in evoluzione, anche perché ma le dipendenze non sono più solo legate alle sostanze, ma sono legate anche a particolari comportamenti, agiti più o meno sociali o più o meno asocializzanti. Stiamo rivivendo il fenomeno del calcio scommesse proprio legato alla ludopatia, che ad esempio è una delle nuove, ormai ahimè non più nuove, comunque una delle dipendenze cui ci troviamo sempre più di fronte. Tutto questo poi sempre più fortemente attraversato, causa ed effetto delle dipendenze, da un disagio psichico diffusissimo, che scende sempre di più anche d'età,
ma che comunque non disdegna di attraversare tutte le fasce d'età della popolazione. E quindi abbiamo tanto gli adolescenti ritirati in casa, i hikikomori, no? Così si vengono Certo, definiti. certo. Così come appunto persone che poi la dipendenza porta verso una vita spesso di randagismo, senza una fissa dimora, e che quindi appunto prevedono e richiedono interventi sempre più diversi. Presidente, io la ringrazio veramente per questo piccolo breve approfondimento, ma molto significativo, perché noi intendiamo appunto stare vicino a chi con gioia e con bellezza aiuta le fragili forze umane. Grazie, Presidente, buon lavoro. Grazie a voi, a presto. E adesso, come immaginate, come facciamo di consueto, abbiamo appunto gli aggiornamenti della nostra.